Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi vi porterò con me a fare un test sui 5 km corsa per vedere come sono messe le mie gambe dopo 3 settimane di carico. Quest'oggi andrò infatti a scoprire più o meno quello che sarà il mio passo gara, così da vedere un po' come sarò messo in vista della mia prima competizione tra 10 giorni. Purtroppo, essendo a Torino, non potrò andare a ricreare le stesse condizioni che avevo fatto nel test precedente, in un video che ho postato sul mio canale più o meno 15 giorni fa. Andrò infatti a correre sul lungo fiume del Po e lì purtroppo non sarà perfettamente pianeggiante, ma ci saranno dei piccoli sali e scendi e vedremo un po' come andrà. Il passo al chilometro che dovrò tenere per poter far di meglio sarà di 4,08 al chilometro, che secondo me è fattibile, anche se comunque il tracciato non sarà totalmente pianeggiante e mi ritrovo comunque in una fase di netto carico dove sono abbastanza stanchino. In questo momento, come potete vedere, sono le 16:14. Io quest'oggi sono rimasto qui tranquillo a lavorare, ho cercato di bere il massimo che potevo, la Coca-Cola non l'ho toccata, e per quanto riguarda il cibo devo dire che sono a digiuno più o meno da 3-4 ore, quindi non dovrei avere problemi a livello di stomaco. Detto ciò, non mi resta altro che aspettare la mia ragazza che torni dal lavoro e così da poter iniziare la corsa e partire subito con un bel riscaldamento. Alla fine la ragazza è rimasta a casa a studiare, quindi sarò fuori da solo. Eccomi sulle rive del Po, adesso farò 2 km di riscaldamento per poi partire con il blocco di 5 km. Facciamo partire la traccia, 3, 2, 1, timer partito. Primo chilometro di riscaldamento andato, ne manca ancora uno e poi inizierà il blocco. Let's go! Primo chilometro andato, un po' di fatica, ma per il resto mi sto gestendo bene. Piccola saletella e ma si scende. Ultimo chilometro. Poi è finito il blocco. Non si può finire un blocco così in salita. Madonna, che fatica. Adesso 2 km almeno di defaticamento, se no ho le gambe che diventano dei tronchi. Ho visto giusto un intertempo e so già che ho dei tempi e so già che ho fatto dei tempi ottimi, quindi benone. Un chilometro basta e avanza, ce lo facciamo andare bene. E adesso è arrivato il tempo di svelare quanto ho fatto. Allora, devo dire che sono comunque soddisfatto, non ho fatto un tempone della Madonna come magari mi sarei aspettato, ma è andata comunque molto bene. I tempi che ho fatto sono i seguenti: 4,03 il primo chilometro, 4,04 il secondo, 4,02 il terzo, 4,05 il quarto e 3,55 il quinto chilometro. Complessivamente abbiamo quindi una media di circa 4,01 al chilometro, quasi 4,02, quindi ottimo, ho praticamente 6 secondi in meno al chilometro rispetto all'ultimo test, quindi posso dire di ritenermi soddisfatto. Avrei probabilmente potuto fare un po' di più, però comunque sono stanco, è un periodo di carico e me lo aspettavo. In ogni caso tra una decina di giorni ci sarà la gara, quindi comincerò la mia fase di scarico dove potrò recuperare ed essere di nuovo in forma e
quindi top, sono contento. Molto probabilmente il mio tempo sta più o meno attorno ai 3.55, però vedremo la gara come andrà. Per adesso quindi è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!